Eccole qua, Ezio. E qui, in effetti, pensate un po', non c'è il fuoco, c'è solo il fumo. E infatti, Elio De Angelis muore soffocato, ma non subito, tra l'altro, viene intossicato, muore dopo una settimana circa. Ma guardate un po', i soccorritori non riescono a rovesciare la monoposto. È una cosa tragica, pensate un po', non riescono a rovesciare una macchina che era poi una macchina di 600 kg scarsi. Per cui è veramente tragica questa situazione. Sono lì in 15 e non riescono a ribaltare. De Angelis, il povero De Angelis è sotto, Elio è sotto, ed è lì, diciamo pure ammantato da questa coltre di fumo, peraltro si erano poi bruciati i cavi elettrici, quindi un fumo benefico.